arriva Hublot a questa edizione di Baselworld? Ma per noi questa edizione rappresenta molto, in effetti, perché abbiamo introdotto, per quanto riguarda il nostro orologio icona, quindi Big Bang, il primo movimento di manifattura, che è il nostro unico, che per ora era semplicemente declinato su una cassa 48 mm, quindi King Power. Questo sviluppo lo sta ottenendo tra l'altro anche un'altra famiglia, che è Classic Fusion. Per noi rappresenta molto, significa entrare anche in un settore che per Hublot prima, specialmente negli anni 80, non era assolutamente nelle corde dell'azienda. Abbiamo lavorato per salire anche di qualità, di livello, vogliamo offrire agli utenti, agli amanti e agli appassionati di Hublot anche qualità. Qualità vuol dire principalmente manifattura, vuol dire ricerca, vuol dire sviluppo. Abbiamo declinato questa attenzione principalmente inizialmente nei materiali, utilizzando la ceramica, sviluppando il titanio, il tungsteno e introducendoli nell'orologeria. Dopodiché ci siamo concentrati anche su quello che era la ricerca nei movimenti. Abbiamo sviluppato inizialmente, mi ripeto, un movimento che si chiama Unico. Stiamo sviluppando altri movimenti di manifattura che abbiamo e stiamo declinando su quello che è invece la nostra collezione più classica. Questo ci porterà ad avere un orologio icona sicuramente, a mantenerlo tale, facendolo salire di livello, che è Big Bang, e l'altro pilastro che strutturerà l'azienda sarà appunto una famiglia invece più di classici, solo tempo, rivolti magari anche ad un mercato più tradizionale, europeo, italiano specialmente. Questo significa anche che l'azienda è molto attenta a quelli che sono gli andamenti di mercato. Parlando appunto di andamenti di mercato, si è visto con gli ultimi dati sulle esportazioni di orologi Swiss Made un rallentamento nella Greater China, quindi Cina e Hong Kong. Voi avete delle preoccupazioni su questa frenata? Per ora no. Riconosciamo comunque che certi mercati sono importanti, sono considerati mercati spugna, però la nostra attenzione, così come ho detto prima, è rivolta anche all'Europa, all'Italia principalmente. Corum, un marchio di orologeria svizzero, è stato acquisito da un gruppo cinese. C'è un segnale negativo nel settore? No, non credo ci possa essere nessun segnale negativo nel settore. La ritengo un'operazione finanziaria e quindi al di là di quello che può essere l'ambiente di Basel in questi giorni. Che cosa significa upgrade di prodotto per Hublot? Beh, upgrade di prodotto per Hublot significa comunque innalzare quello che è il livello qualitativo. L'abbiamo sempre fatto attraverso i materiali, attraverso il concept, la ricerca e lo sviluppo, e lo stiamo facendo attraverso i nostri movimenti di manifattura. Il fil rouge che ci porta e ci ha portato ad avere una partnership con Ferrari è proprio questo. Così come loro sono sempre alla ricerca della performance e quindi dello sviluppo a livello tecnologico, la stessa cosa stiamo cercando di fare noi e abbiamo sempre cercato di fare noi per quanto riguarda il nostro prodotto. Questo ci ha unito e ci sta portando anche a sviluppare prodotti dedicati. Quest'anno, vista l'uscita della Ferrari per quanto riguarda l'auto della casa di Maranello, noi abbiamo sviluppato un nostro orologio, un masterpiece, ha una riserva di carica di 45 giorni, un orologio particolare, quindi anche noi stiamo cercando di rivolgere sempre più attenzione alla tecnologia.